Buongiorno a tutti, autorità, signore, signori, ci sediamo, Gianluca. Vi do il benvenuto alla Società Velica Barcola Grignano ed è sempre un'emozione ritrovarci anno dopo anno, ma vi confesso che quest'anno è un'emozione doppia, perché la conferenza stampa che ricordava Gianluca Pasini del luglio 2020 è stata una conferenza stampa tesa, perché all'orizzonte c'erano dei nuvoloni grigi, avevamo scenari diversi, lavoravamo su sabbie mobili. Quest'anno devo dirvi che la situazione è decisamente diversa, abbiamo fiducia nel futuro, abbiamo fiducia che sarà una barcolana di pieno ritorno alla normalità, naturalmente nel rispetto di tutte quelle che saranno le normative, ma una barcolana della ripartenza, e credo che il manifesto che abbiamo presentato la settimana scorsa di Ron Arad testimoni proprio questo. Abbiamo voluto insieme a Illy Caffè, che ringrazio, rendere un tributo al digitale. Questo è un quadro dipinto con un pennello digitale. Perché al digitale? Perché il digitale è stata la nostra scialuppa di salvataggio nel 2020-2021. Autorità, caro Sergio Bini, grazie, portaci qualche regalo della regione, insomma. Barcolana, beh, quando entro in città, che vedo Trieste, città della Barcolana, mi si apre il cuore, perché quando sei in giro per l'Italia, per il mondo, sicuramente Trieste viene abbinata a questa manifestazione straordinaria. Se pensate che nasce la seconda domenica di ottobre a Miraglio, perché non volevano fargli da fare e gli hanno detto, se volete, la seconda domenica di ottobre, poi partono con 150 e siamo arrivati anche a 2008. Euro, oltre i 26 milioni di diciamo marketing territoriale che la Barcolana consente di fare, portando Trieste, la regione Friuli Venezia Giulia, nel mondo. Ecco, io quindi saluto l'assessore Sergio Emidio Bini, lo ringrazio e gli chiedo di portare un saluto. Roberto, caro sindaco, quando tu vedi queste immagini, e non a caso le stesse vengono utilizzate come copertina per importantissime riviste internazionali, capisci che cos'è la Barcolana. E che ringrazio ancora una volta per il lavoro che svolgono quotidianamente e che riproporranno per far sì che la Barcolana 2021 sia la più bella, la migliore, quella del rilancio di Trieste e del Friuli Venezia Giulia dopo questo anno davvero terribile. L'anno scorso avevamo provato a mettere in campo tutto quello che era possibile per cercare di farla svolgere in sicurezza, poi dopo il tempo davvero ci ha messo la ciliegina al contrario, nel senso che ha distrutto ogni speranza che avevamo realizzato, e quindi quest'anno io sono invece stranamente proprio entusiasta, voglio dire, sono ottimista, penso che quest'anno sarà l'anno davvero della ripresa, della rinascita di Trieste. E quindi saremo qui pronti da oggi in poi ad accompagnarvi in questo percorso, perché vogliamo che Barcolana sia un evento soprattutto di gioia, di festa, e per fare gioia e festa bisogna essere sicuri che tutta la macchina funzioni.